Luca Di Gia Leonardo, buongiorno. Buongiorno a tutti. E benvenuto, davvero benvenuto qui nel Posto delle Parole per Grazie. condividere questa storia intitolata La mummia scomparsa, pubblicato dall'editore Romano Gallucci. La mummia scomparsa, i fuori posto. Luca Di Gia Leonardo, leggo nel risvolto di copertina, vive a Roma, autore di romanzi storici e di gialli, scrive anche libri per ragazzi, storie fantasy, di fantascienza e si diletta nel game design di giochi da tavolo. Allora, qualcuno si potrà chiedere, Luca Di Gia Leonardo, che differenza c'è tra fantasy e fantascienza? Qual è la differenza per l'appunto? Allora, a volte mi è capitato di leggere romanzi di fantascienza che erano molto fantasy. Diciamo, secondo me, la differenza fondamentale la vedo per lo più nel modo in cui una storia di fantascienza punta molto di più sull'aspetto appunto scientifico e meno, diciamo, fantasioso. Cioè, racconta storie che potrebbero essere plausibili come una possibile evoluzione del nostro mondo, oppure anche come un'evoluzione alternativa. Sono le ucronie, appunto, che raccontano evoluzioni del nostro mondo basate su un evento storico che si è svolto in modo diverso. Vengono considerati anche quelli romanzi di fantascienza. Il romanzo fantasy invece è un qualcosa che pone delle basi che potrebbero non essere compatibili con il nostro mondo odierno e quindi danno molto più spazio appunto alla fantasia, proprio perché le basi da cui parte la storia e dell'ambientazione in cui si svolge la storia potrebbero non essere compatibili con un'evoluzione della nostra società, appunto, del nostro mondo. E a proposito di fantasia, fantasia ce ne vuole per inventare il game design dei giochi da tavola. Sì, ma ci vuole forse anche voglia di giocare, diciamo così, nel senso che sono ancora molto, diciamo, inesperto in quell'ambito, è una passione nata da poco, quindi sto ancora imparando, però sì, la fantasia lì ci vuole, è una fantasia diversa E com'è rispetto a quella nata di... questa passione per il game design? Ma così, avevo giocare, gioco da tavolo mi è sempre piaciuto, anche se non sono uno dei grandissimi esperti, ne conoscevo tanti di giochi, ne avevo giocati tanti. E negli ultimi anni ho cominciato a pensare, a dire, ma mi piacerebbe giocare un gioco di un certo tipo, in un certo modo. E ho cominciato un pochino a studiare, in realtà. Prima di inventare ho dovuto studiare e studiare tanto, così come con la scrittura. Prima di scrivere bisogna studiare, perché non si sanno già tante cose nei momenti in cui si prende una penna in mano. Anche con il gioco da tavolo ho dovuto iniziare a studiare, seguire corsi, iniziare a conoscere gli addetti ai lavori, perché anche quello è uno degli aspetti più importanti. E probabilmente, appunto, è un mondo dove la condivisione, con altri, diciamo, non solo giocatori, ma soprattutto altri game designer, è molto più, elevata rispetto alla condivisione che c'è nel mondo della scrittura. La scrittura è una cosa molto più intima. Il game design invece non lo si può fare da soli, c'è bisogno di conoscere altre persone, di testare appunto. Mentre un romanzo lo puoi far leggere ad alcune persone, alcuni amici, ad alcuni anche insomma esperti per poter capire se vale. Un gioco da tavolo, prima di capire se vale, deve essere giocato, testato, approvato, ma con tante persone e tante, tante, tante volte. Quindi è un mondo molto più, dove la condivisione è molto più presente, diciamo, anche se tanti aspetti sono simili, perché comunque il lavoro creativo è dove si mettono in pratica, diciamo, aspetti che partono dalla propria fantasia, dalla propria voglia di creare qualcosa di nuovo, anche se per uno scopo leggermente diverso. E a proposito di condivisione, andiamo a condividere questa storia pubblicata Sì. da Gallucci, La mummia scomparsa, un romanzo che si sviluppa per circa 250 pagine, con i disegni di Betty Greco a tutti i bambini e i ragazzi a cui qualcuno impedisce di sognare. Questa è una frase importante, Luca Di Gia Leonardo, perché entra nella storia e una volta chiuso il libro entra anche nella nostra realtà. Certo, diciamo che quella dedica che ho voluto fare all'inizio del romanzo è anche un po' figlia del tempo in cui ci siamo ritrovati, diciamo, il momento in cui chiudevo, iniziavo, insomma, il romanzo era quasi arrivato alla conclusione. Era proprio il periodo in cui, più o meno un anno fa,
iniziava purtroppo la guerra in Ucraina. Quindi mi sono un po' ritrovato a pensare, stai pubblicando un libro per ragazzi, per bambini, e ci sono tanti che purtroppo in quel momento hanno altri pensieri per la testa. Ecco, questa cosa qui un pochino mi ha toccato e ho voluto dedicare quel libro, ovviamente non soltanto a loro, ma a tutti quelli che comunque si trovano in una situazione di questo tipo. Mi è sembrato un bel pensiero non dedicarlo a qualcuno di specifico, ma a un gruppo di persone, ecco. E adesso andiamo a scoprire, ma non troppo, perché qui dobbiamo Certo, lasciare è a un giallo. scoprire, certo, altro che giallo, ma un giallo nel vero senso della parola, perché qui comincia con questa frase: la mummia mi guarda anche se non ha gli occhi. Ora, non è che siamo nei dintorni della piramide di Luxor, no, 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 siamo ben da altre parti, siamo in uno scantinato di una clinica. Una clinica che non è più in funzione. E allora chi potrà essere dentro queste, sotto queste bende così ben curate, ben messe a questa mummia? sì, diciamo che allora il romanzo inizia appunto con una scena quasi horror più che gialla, perché appunto l'inizio è un inizio che insomma deve catturare il lettore fin dall'inizio. Quindi si comincia con una scena che appare horror, poi si capirà che quella scena non è un qualcosa di realmente accaduto, ma fortemente ispirata a quello che accadrà, perché appunto la storia parte da un gruppo di ragazzini che frequentano la scuola media, che per scrivere un articolo per il giornalino scolastico decidono di seguire un'avventura un po' particolare, ossia dicevo, di scrivere un reportage su un'avventura in grado di attirare i lettori del giornalino. E cos'è che attira di più il lettore del giornalino di un qualcosa di misterioso e pauroso? E quindi loro vanno a visitare durante la notte, di nascosto ovviamente dai genitori e tutti, fanno una visita, un'incursione in una clinica abbandonata in un paese, la storia è ambientata in un paese immaginario nella campagna, insomma, poco fuori Roma. E quindi loro vanno a visitare questa clinica abbandonata da tutti e nello scantinato, dopo una serie di peripezie all'interno di questo edificio, appunto abbandonato, trovano una mummia, ma una mummia vera di quelle che si trovano nei musei, addirittura dentro una teca di vetro, e si chiedono giustamente che ci fa una mummia lì dentro, chi ce l'ha messa, come ci è arrivata, perché appunto non è un qualcosa di normale, quella era una clinica appunto si occupava di curare i malati nel periodo del fascismo. Si ritrovano oggi, ai giorni nostri, dove appunto dentro questo scantinato buio si trova questa teca che non ha alcuna ragione di essere lì. E E questa quindi, storia è una storia di amicizia, perché le cose non certamente, si risolvono sempre da soli, ma si mai. risolvono insieme. Il valore dello stare insieme in questo romanzo dove, attenzione, noi abbiamo detto che comincia con una mummia quasi in senso horror, però si ride e si sorride in questa storia. Io lo ricordo perché mi sono divertito anche in certi momenti ed è veramente molto bella, ma il valore dell'amicizia qui è molto forte, Luca Di Gianleonardo. Certo, anche perché è la protagonista di questa storia, Beba, Elisabetta, ma si fa chiamare Beba da Beba. tutti, è una ragazza molto sola, nel senso che ha una seria difficoltà ad avere amicizie con altri, un po' perché è un caratteraccio, ammettiamolo, non è una povera bambina che nessuno apprezza, è proprio lei che è una persona con un carattere veramente Un po' terribile e quindi spigoloso, vero? è un po' spigoloso, sì, Eh sì. diciamo così, non è facile fare amicizia con lei, ma proprio perché lei non cerca tanto l'amicizia. Si trova male a scuola perché, essendo una ragazza più sdotata, avendo diciamo, un quoziente intellettivo elevato, si annoia da morire a seguire le lezioni a scuola. A casa una situazione familiare non molto, diciamo, positiva perché il padre li ha abbandonati da diversi anni, lei, il fratello e la madre. E quindi sono costretti a vivere con poco perché comunque una famiglia dove la madre lavora come operaia, quindi non hanno grandi, diciamo, non possono permettersi grandi lussi. E lei si sente un po' stretta in una casa dove non può dar sfogo a ciò che le interessa, ma deve comunque dare supporto alla famiglia, un po' anche egoista, diciamocelo, quindi si trova un po' in difficoltà, ecco. E entrare in questo giornalino scolastico a dover lavorare insieme in questo giornalino scolastico, costretta, perché in realtà non vorrebbe farlo, ma si trova costretta a partecipare al giornalino, le fa capire quanto inizialmente
la squadra, fare squadra con qualcuno sia qualcosa di importante, Perché perché diciamocelo la... proprio, Beba Sì. è una ragazzina molto intelligente. Molto, sì, molto, ma ha anche tanti difetti, appunto il fatto di non avere un car di avere questo carattere spigoloso, ma anche proprio il non sentirsi a suo agio in tante situazioni. Poi però ovviamente è anche un romanzo di crescita, quindi conoscere nuove persone che con lei si scontrano ovviamente, ma che hanno comunque anche la voglia di aprirsi e di condividere con lei le cose, le fanno capire che si può fare squadra con qualcuno, non solo essere amici, ma anche fare squadra, perché essere amici è un conto, fare squadra vuol dire condividere degli obiettivi e degli aspetti nella vita. E impara quindi anche ad aprirsi, non tanto, perché comunque il suo carattere quello è, non è che si cambia nel giro di poco, però comprende che si può anche, diciamo, essere migliori quando non si è da soli. Poi è Questo è un molto po' il bello il concetto dialogo tra finale. Paolo e Beba, no? Sì. Quando Paolo va a trovarla perché Beba ne ha combinata una delle sue, perché Beba abbiamo sentito poco fa il suo caratterino e poi non si ferma davanti a niente, a nessuno. Ma questo è un romanzo che comincia con queste parole, come dicevo poco fa, la mummia mi guarda anche se non ha gli occhi e finisce così, allora diamoci da fare. Sì, E qui c'è una sì, 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 parabola sì. enorme di cose che devono essere sperimentate, provate, e ci sono tante avventure, veramente tante avventure, ma il diamoci da fare è dalla prima all'ultima pagina, anche se questo libro sembra che si chiuda non con un punto ma con una virgola, nel senso, allora diamoci da fare, sembra che debba cominciare un giorno o l'altro una nuova avventura. Luca Sì, infatti quello Gialeonardo. è l'inizio quello della squadra che nasce ed è fuori posto, appunto, la squadra. E diamoci da fare perché non finisce lì. Proprio in questo periodo stiamo lavorando sempre con l'editore al secondo volume che racconterà una storia un po' più ambientata a scuola stavolta, sarà la scuola il luogo in cui si svolgerà la gran parte della storia. E dove appunto bisognerà indagare su un mistero scolastico, ovviamente misteri adatti anche un po' al pubblico che deve leggere questi libri. Non si parla di delitti Ma o certo. diciamo situazioni efferate, sono storie dove appunto io mi diverto a dire nel primo romanzo c'è solo un morto, ma è morto millenni fa, quindi che è la mummia. Quindi non ci sono, appunto, non è una storia macabra. Che punta su appunto delitti efferati per attirare il lettore. È una storia per ragazzi, quindi c'è sempre un'indagine, un mistero, indizi, fortemente ci sono degli indizi da scoprire, e anche il secondo romanzo appunto seguirà questo schema. Quindi sarà una storia dove appunto ci sarà un mistero a scuola, non lo voglio svelare, e Beba, ovviamente, curiosa com'è, cercherà di indagare. La cosa bella è che troverà qualcuno forse più furbo di lei, E con qui cui... andremo poi a Sì. scoprirlo nella prossima conversazione. Intanto noi ricordiamo ai nostri ascoltatori La mummia scomparsa, i fuoriposto, è l'inizio di questa avventura in più libri. Luca Di Gianleonardo è l'autore, Gallucci è l'editore. Ma prima di salutarci, Luca, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questo momento io sto leggendo un giallo uscito per Mondadori, Colpe senza redenzione di Nicola Verde, che è un amico ma anche un grande scrittore che è appunto uscito di recente sui gialli Mondadori, la classica diciamo collana d'edicola. Sto leggendo il suo libro, l'ho appena iniziato e quindi Ma anche insomma... Luca Di Gianleonardo è uscito nella collana Urania, vero, di Mondadori? Su Urania solo con un racconto in appendice di un romanzo di Sì. fantascienza, mentre sui Gialli e Mondadori sono uscito con, diciamo, prima un romanzo breve all'interno di un volume di raccolta che parlava appunto di serial killer e poi con un romanzo scritto con l'amica Lyudmila Gospodinov, appunto un giallo per adulti stavolta ambientato nel mondo dell'arcieria. Dell'arcieria storica, quindi degli arcieri che si rincorrono nei boschi con delle frecce, appunto c'è una scena di questo tipo, quindi è un romanzo anche quello un po' particolare. Quindi sì, anche io sono insomma, nel giallo, ho lavorato principalmente nell'ambito degli adulti, ma adesso insomma da un po' mi sono dedicato di più ai ragazzi. Grazie davvero Luca Di Gianleonardo e buona giornata. Grazie mille a tutti voi, buona giornata a tutti.